Francesca Renzi, responsabile marketing Barbuscia Pescara, un evento importante qui di un marchio prestigioso, oltre al nome Barbuscia, la Mercedes che ormai in Abruzzo e nel mondo sicuramente non ha paragoni e non ha segreti per nessuno, legata a questa Coppa Acerbo, davvero importante questo binomio. Sì, abbiamo aderito subito alla richiesta degli organizzatori, della presidenza del Consiglio Comunale, dell'Associazione Prima Pescara, che ci hanno coinvolto in questo evento importantissimo, la rivisitazione della Coppa Acerbo, nel quale noi come Mercedes Italia siamo Barbuscia, concessionario di Pescara, siamo main sponsor, quindi insomma abbiamo partecipato alla grande e ci fa molto piacere. Binomio Barbuscia Mercedes Italia, 12 vetture davvero splendide da sogno. Sì, le MG sono le vetture, diciamo, quelle più importanti, quelle che hanno i cavalli rombanti. Noi siamo qui perché la Coppa Acerbo, le Mercedes sono sempre state vetture che hanno partecipato alla Coppa Acerbo, quindi insomma ci faceva piacere. E ne hanno vinto tante. E ne hanno anche vinte tante, di cui una molto importante. Noi siamo qui appunto con queste vetture, abbiamo 12 auto da sogno, le famose Dream Car che abbiamo fatto provare oggi per un percorso insieme ai nostri istruttori e piloti a oltre 20 clienti che hanno aderito subito all'iniziativa. Ci faceva piacere appunto presentare tutti i modelli nuovi della Mercedes e soprattutto adesso alle 19:30 c'è una bellissima gara di regolarità che ha visto coinvolta anche la città, perché oltre ai nostri clienti parteciperanno tramite un gioco social che abbiamo fatto diversi cittadini che hanno avuto la fortuna di partecipare alla serata. Beh, questi fortunatissimi hanno avuto anche l'occasione di ammirare anche le colline dell'Interland pescarese, no? A bordo di queste stupende vetture. Sì, sì, abbiamo voluto fare proprio il percorso della Coppa Acerbo. Domani parteciperemo anche come auto ad accompagnare le auto d'epoca che sono già qui venute. Abbiamo creato questo gioco di macchine da 400 cavalli nuovissime, auto d'epoca dello stesso valore e della bellissima presenza. Ecco, questa gara di regolarità che tra poco vedremo anche nelle immagini, come si svolgerà così, brevemente? Come no? Allora, noi abbiamo 4 vetture MG che parteciperanno e gireranno per il percorso stabilito via Firenze, via Nicola Fabrizi, via De Santis, la Riviera, quindi il cuore di Pescara, e saranno illuminate insomma tutte quante con un percorso particolare, hanno le balle di fieno a rivivere proprio quello che era il circuito cittadino e faranno un giro di oltre un'ora per tutte le vie principali. Successivamente ci sono le auto d'epoca che hanno aderito alla Coppa Acerbo che gireranno e parteciperanno all'evento. Vediamo tantissime persone qui che sognano le Mercedes, ma le Mercedes non saranno mai solo un sogno, possono essere davvero splendide realtà. Sì, sì, per fortuna oramai le Mercedes Benz sono, diciamo, sempre un marchio premium, ma sono possibili per tante persone. Abbiamo avuto un grandissimo riscontro dalla cittadinanza e anche da persone di fuori, abbiamo persone che sono venute dall'Aquila, da Roma per partecipare all'evento e ci fa molto piacere, dalla Puglia, insomma, diciamo che hanno avuto un grandissimo successo. E poi sì, le vetture sono bellissime, quindi si presentano da sole. E poi come non sottolineare, infine, non per ultimo, ma come non sottolineare il nome Barbuscia. Una garanzia. Sì, noi siamo concessionari e rivenditori dal 1920, tra poco faremo 100 anni e quindi insomma è una garanzia non solo in Abruzzo. Rievocazione di questo circuito di Pescara davvero molto importante, ma davvero molto affascinante per chi ricorda, per qualcuno che ricorda quelle degli anni 50-60, ma soprattutto
i giovani che ammireranno le macchine di un tempo, ma ammireranno anche queste splendide Mercedes. Certo, noi abbiamo voluto rievocare la Coppa Acerbo e il circuito di Pescara già dall'anno scorso al 90° anniversario. Quest'anno abbiamo organizzato una vera e propria competizione di regolarità e la manifestazione è stata iscritta a calendario ASI. Saranno presenti, come sono appena arrivate, circa 32 vetture. Tra le più anziane del 1914 fino al 1960. La Coppa Acerbo e il circuito di Pescara si è corso fino al 1961. Queste sono tutte vetture sport, tra le quali possiamo ammirare una Stanguillini che ha vinto qui a Pescara, ci saranno due Jaguar, di cui un equipaggio femminile, sarà la giornalista del TG1 Francesca Grimaldi. Siamo qui pronti per il circuito notturno che sarà il più affascinante, mentre domani partiremo sempre dalla Piazza Duca, dove era la vecchia partenza, per passare Montesilvano, Cappella e Spoltore. Un circuito affascinante, fatto di curve, mozzafiato e di saliscendi davvero stupendi. Sì, il circuito, devo dire la verità, è rimasto quasi integro come quello di allora. E il circuito di Pescara è finito sul Guinness dei primati perché a tutt'oggi è il circuito più lungo del mondo, è 25 km di circuito. La differenza è che una volta era la terra, oggi c'è l'asfalto. Sì, ma se pensi che nel chilometro lanciato famoso Manuel Fangio ha raggiunto 310 km orari, che su quelle macchine, in quel circuito, è qualcosa che fa rabbrividire. Sono velocità della Formula 1 di questi tempi. Sì, però con meno accorgimenti sulla sicurezza di allora. Infatti noi abbiamo ricordato l'anno scorso proprio sul chilometro lanciato Guy Moll, quel ragazzo che ha 23 anni, il giovane pilota che ha perso la vita qui a Pescara. Spazio espositivo di Mercedes Barbuscia, noi qui siamo con due personaggi, un cliente e un pilota. Cliente Mercedes da oltre 20 anni, ci diceva, fedele dei secoli. Assolutamente sì, anche perché con la concessionaria Barbuscia siamo sempre stati soddisfatti e ogni prodotto acquistato è stato eccellente. In questi 20 anni da cliente ha seguito le varie evoluzioni con macchine diverse ovviamente. Assolutamente sì, e queste ultime sono di un altro pianeta, insomma, rispetto alle iniziali. Insomma. Beh, sono macchine che comunque guidarle, ma non solo guidarle, anche il comfort è qualcosa di eccezionale. Assolutamente sì. Attualmente anche la sportività, appunto, con le versioni AMG è eccezionale. E a proposito di AMG abbiamo Alfonso Chiarini che è il pilota AMG Driving Academy. Insomma, i vostri clienti sono davvero soddisfatti, ci sembra di capire. Sì, noi cerchiamo di far vivere ai clienti Mercedes AMG un'emozione unica, facendo provare sul territorio le autovetture, per far sentire il proprio sound AMG, la tecnica AMG, la performance e anche, la morbidezza delle autovetture. Ecco, quali sono state le opinioni che hanno detto appena provate? Sono rimasti tutti scioccati dalla semplicità, dalla potenza e dal suono del Mercedes AMG. Insomma, cosa aggiungere di più e di ancora ad una macchina che è davvero straordinaria nel mondo in tutti i sensi? Beh, aggiungo che è un'auto superlativa, molto facile da guidare e si apprezza sicuramente per i nostri tracciati in Abruzzo che abbiamo fatto oggi sulle colline del Pescarese. Per concludere, al cliente gli diciamo allora la Mercedes per sempre. Assolutamente sì. We'll be right back.
diciamo che io le frequento ormai da più di 15 anni, quindi sono un po' abituata. È la prima volta che vengo a Pescara, questo posso dirlo, e insomma, da quello che ho visto è molto bello, c'è molto sentimento nei confronti di queste vecchie signore, e speriamo che sia così anche oggi e domani. E comunque avrà avuto modo di ammirare queste splendide colline del Pescarese con la macchina. Sì, è vero, in realtà io sto arrivando da Roma, quindi ho fatto un po' di autostrada, però ho fatto anche una parte della Maiella, insomma un pochino la conosco. Però questa volta ho fatto la Litorania e devo dire che insomma, è molto piacevole. E la vedremo questa sera con la prova di regolarità. Ci cimenteremo in questa prova di regolarità, vedremo com'è questa gara che so essere organizzata molto bene, le macchine che ho visto sono tutte molto belle, ci sono molto anteguerra e vedo che appunto la partecipazione del pubblico è notevole, quindi questo fa sempre piacere. Info Talks.